Wow. È vero. Ma le goia. Ma fate un video per cui quello passa. A me cade tutto di mano, ragazzi. Non vorrei dire proprio. Ma va? Ma che no, non si visto. Ma è mio quello, dopo. Tutto questo sotto. Ma la borsa è mia, dove non no, qua no, stavo leggendo. Ah, ok. No, l'hai letto? No. No. Dai, vediamocelo tipo i comunicati. Comunicato ufficiale. Tutti e due. Comunicato ufficiale, vai. Noi con voi come nelle favole. Tutto è iniziato il 24 settembre, quando avete varcato quella porta rossa. Per voi un percorso che sarebbe servito per mettervi alla prova. Per capire di più del vostro essere, per farvi conoscere di più di chi pur non conoscendovi si soffermava solo su banali apparenze. Per noi invece cominciava un nuovo grande fratello, quello da guardare e commentare tutti insieme. Abbiamo iniziato a vedere due ragazzi tanto diversi tra loro ma allo stesso tempo tanto simili. Lui, l'uomo del monte, all'apparenza duro, tenebroso e silenzioso, ma con un cuore grande come il mare. Lei, Alice nel Paese delle Meraviglie, allegra, sorridente, spensierata, pesante, no, e a volte anche un po' svampita. Fu così che attraverso una porta ed un biglietto poco gradito è finita la nostra fiaba. Quella fiaba pian piano faceva trasparire tanti lati del vostro carattere, ma soprattutto le vostre anime e i vostri cuori. Abbiamo capito che i vostri modi di essere avevano tanto in comune. Un passato burrascoso alle spalle e una maschera per autodifesa. Ma quello che ci ha colpito in modo particolare sono stati quattro occhi, due cuori e due anime pure. Il vostro non è un'amicizia, ma qualcosa in più. Ci ha tenuto incollati allo schermo 24 ore su 24. Vi siete aiutati e protetti a vicenda, facendo uscire quei lati del vostro carattere che avete rinchiuso all'interno di voi stessi, che mai avreste pensato di tirarlo fuori, soprattutto in un contesto del genere. Vi siete messi alla prova in tutto e per tutto. Inutile dire che per arrivare a tutto questo ci è voluto tempo e soprattutto tante discussioni, ma sane e costruttive. Brava, chi ha scritto? Ma sane e costruttive. Così, mentre voi litigavate in casa, noi litigavamo nel nostro gruppo WhatsApp, perché c'era sempre chi dava ragione ad uno. Voi piangevate dentro e noi fuori. Dentro e noi fuori. Ma sicuramente insieme contavamo i minuti, le ore, i giorni, le notti che eravamo lontani. Ci dispiace ammetterlo, ma noi eravamo sempre lì con voi, anche nel momento del vostro primo bacio, che volevate tenere segreto. Nelle parole sussurrate senza microfoni sotto i cuscini, nei pianti nascosti sotto un pione. Ah, si vedeva pure. Sì, tutto! Noi il 24 settembre siamo entrati in casa insieme a voi e siamo usciti. Lo state nascoste da una mano sulla bocca per paura di svegliare i vostri compagni. Dammi un accendino. Emiliana del quella. Abbiamo odiato tutte le volte che eravate insieme e non eravate inquadrati. Quando eravate appartati, puntualmente veniva sempre qualcuno a fare da candela, ma mancandovi di rispetto. Attenzione qua. Mamma che gelosia da parte di qualcuno. La cosa che ci faceva soffrire era la puntata di lunedì sera. A voi, pensa a me. Pensa a noi. Mai una puntata a favore vostra. Mai. Tuttora contro di voi. Mai a giorni. Quanti mortacci loro sono. Volontariamente, a vostra insaputa, avete partecipato a 3 GF diversi. Quello di chi vi guardava costantemente e di voi aveva imparato ogni minimo passo, ogni minimo movimento, ogni minimo sguardo. Quello che trasmettevano dei time dove ritagliavano i vostri confessionali facendo passare ciò che a loro facevano, quindi meglio che non lo vado a rivedere. Bravo. Quello del lunedì sera dove eravate portati al massacro, senza un perché. Voi mi state illuminando perché io sono uscito stasera. Abbiamo cercato di racchiudere tutto. Solo dopo alcune puntate il perché l'abbiamo capito. Ci è basato solo su di voi. Le notizie belle purtroppo non fanno ascolti. Abbiamo letto nei vostri occhi e crediamo in quell'oceano che non permetterà mai a quella nave di affondare, che grazie alle sue onde la metterà sempre a rifugio da ogni mareggiata. La nostra gioia è sapervi fuori insieme, perché mano nella mano e soprattutto affidandosi uno all'altro, tutto diventa più leggero.
sappiate che piccoli cambiamenti fatti per amore, passati sul termine, non creano pressioni, ma danno tanta soddisfazione. Da oggi inizia la vostra vera fiamma. Auguriamo ad entrambi tutto il bene che il vostro cuore possa desiderare. Noi vi sosterremo sempre perché sappiamo che due fiabe insieme possono creare una bellissima favola. Con affetto, Silvana, Rosa, Gemma, Sonia, Emiliana, Alicia, Viola e Assunta. Grazie, ragazzi. No, io non so se Napoli. Grazie. È Napoli con l'amore. Grazie. Bella. Bellissima. Bellissima, vera. Lunedì quando sei citato oggettiva. Mamma mia, lunedì. Lunedì, no, dilla sì, è Silvana. Tutte e due a piangere fuori. Lei è Rosa telefono. Lo sapete che io quando mi sta piangendo, questo è per Francesco. Giulia, lo sapete che io guardavo il live e mai le puntate delle lunedì, perché sennò mi innervosivo. Facevi bene. Hai fatto molto bene. Devi leggere ancora, Francesco. Capisco perché mio padre mi ha detto vatti a rivedere. Solo cose positive ha fatto, però purtroppo. Vabbè, immagino forse lui da genitore aver visto. Se avete visto più queste cose, immagino lui da genitore come le altre. Tutte, no, tutto il resto che avete descritto voi. Dritto, Vai. A voi che attraverso uno schermo ci avete dato conferma delle persone che siete. A voi che ci avete regalato pianti e sorrisi. A voi che nonostante tutto avete riempito le nostre giornate. A voi che nei nostri cuori, nei nostri momenti difficili, con il vostro divertimento ci avete regalato un sorriso. A voi che dopo un oceano in tempesta avete fatto splendere un arcobaleno di mille colori con tante sfumature di emozioni. A voi che semplicemente ci avete fatto battere il cuore. A voi che divisi siete persi. PS, la fede è l'unica arma contro ogni forma di cattiveria. Ricordate di non perderla mai. Buona vita ragazzi. Silvana, Rosa, Gemma e Sonia. Grazie. Grazie. Apri, apri, rega. Dammi la scatola a me. No, Gianelli, no. No, non sono gemelle, non sono. Quelli se li faranno loro se vogliono. No, ho capito, quella cosa dell'anno. Grazie. Non meditate. Basita. Io basita. Grazie. Un bracciale questo, giusto? Sì. Tira. Sì, lo leggo. È il Padre Nostro. È il Padre Nostro, è dell'Amen, no? Sì. A te, tira. L'angelo custode, a te. Grazie, ragazzi. Sì. Che un po' di protezione serve sempre. Sempre. Quindi questo era il senso. Alla fine questo lo ha la bambina. Ecco, si faccia. Ma non li vedo proprio con mamma mia. Grazie ragazzi. Ecco. Grazie a voi che avete visto il bene. Mannanza. Abbiamo partito, abbiamo fatto il travaglio. Mamma mia. Dove si punti? Abbiamo dopo i divorzi. Allora, ci devi pagare.